Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Continua la battaglia per la salvaguardia del fiume Liri. Ultimo atto, un incontro a Civitella Roveto tra i sindaci della Valle del Liri e i rappresentanti del Consiglio regionale di Pangrazio, Di Nicola e Mazzocca. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha partecipato all'annuale riunione con attivisti e portavoce che quest'anno si è svolta a Rimini, nel corso della quale è stato presentato il docufilm sulla discarica di Bussi. Prorogati fino a giugno i contratti del personale precario della ASL L'Aquila Vezzano Sulmona. Per il consigliere Pietrucci la proroga fa parte di un lavoro di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. Dopo la scomparsa di Pino Valente, il consigliere Bracco ha voluto ricordarlo per il suo modo di fare politica, improntato alla trasparenza e all'impegno a 360 gradi, che lo hanno reso un esempio per tutte quelle persone impegnate per il bene della collettività. Il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione di Secondo Livello è realizzabile in Abruzzo solo accorpando le strutture ospedaliere e unendo i diversi reparti strategici di Chieti e Pescara. È questa la posizione del consigliere Febbo. Tutto pronto per Annapurna 2017, trekking campo base, di cui la Regione Abruzzo è patrocinante. L'obiettivo è raggiungere il santuario dell'Annapurna in Nepal, un progetto nato per raccogliere fondi per aiutare una struttura di Kathmandu per bimbi orfani. Un bando per il sostegno alle piccole imprese abruzzesi danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, voluto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Importo stanziato di 300.000 euro, frutto di una virtuosa politica di contenimento della spesa del Consiglio, fornirà un aiuto concreto ai comuni del cratere. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. Un ottimo progetto fatto all'associazione L'Aquila per la Vita, che ha avuto l'attenzione della presidenza del Consiglio di questa regione attraverso dei fondi che noi abbiamo destinato, circa 25.000 euro, che sono economie derivanti dalla chiusura della Onlus Abruzzo Risorge, creata nel 2009 all'indomani del sisma. Firmato all'emiciclo il protocollo d'intesa tra l'Onlus L'Aquila per la Vita e l'ASL L'Aquila Vezzano Sulmona per l'attivazione del progetto Riabilitazione al Femminile. L'accordo siglato permetterà l'avvio di percorsi di fisioterapia riabilitativa alle donne sottoposte a intervento chirurgico per carcinoma mammario. L'intervento sarà effettuato gratuitamente e direttamente a casa delle pazienti da personale altamente specializzato. Si utilizzeranno macchinari all'avanguardia acquistati anche grazie alla devoluzione di parte del patrimonio della Fondazione Abruzzo Risorge, un intervento deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Conferenza stampa del consigliere regionale Mauro Febbo in tema di opere pubbliche, masterplan e fondi europei. Per il consigliere regionale di Forza Italia tutto è ancora bloccato. Il masterplan è rimasto tutto sulla carta. Noi abbiamo lasciato con la vecchia programmazione tutta una serie di attività che sono le uniche che vengono portate avanti, peraltro vengono portate avanti con notevole ritardo. Non viene portata avanti per esempio la depurazione di Pescara, l'automotive non sappiamo che fine ha fatto, il porto di Ortona è rimasto impantanato, per non parlare di tutto ciò che riguarda la balneazione, il turismo, dove il Presidente si era lasciato la delega, è fermo, anzi i dati sono fortemente negativi, per non parlare della cultura. A noi ci sembra che di enunciazioni ce ne sono tante, ma di fatti ce ne sono pochi, e questo non lo dice solo Mauro Febbo, non lo dice solo il gruppo di Forza Italia. Mi sembra che gli abruzzesi, ogni volta che ci sono dei sondaggi, dimostrino che il Presidente torna indietro. Ci sono i sindaci che lo possono testimoniare. Vedi, il 15 ottobre scade per i comuni il termine della presentazione del piano neve, che poi ricordate quello che è successo lo scorso anno. Mi dite i sindaci come fanno a fare il piano neve se le ditte che lo scorso anno sono intervenute dando un aiuto importante ai comuni, alle province, alla regione, oggi non hanno ancora ricevuto i fondi e non si sa quando arriveranno i fondi, nonostante le riunioni, nonostante i proclami sempre del Presidente D'Alfonso che diceva che i soldi erano arrivati. Io credo che tra il dire e il fare ce ne passi molto. La chiesa di Santa Maria di Centurelli di Caporciano ha ospitato la cerimonia di conferimento del giusto fra le nazioni. L'onorificenza, la massima nello Stato di Israele, viene concessa a quei cittadini non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. Il presidente di Pangrazio, presente alla cerimonia, ha lodato l'eroismo dei due giusti abruzzesi, Natale Conte e Maria Baiocco.
I coniugi, ricorda Di Pangrazio, salvarono diverse vite umane durante una delle più grandi tragedie della storia contemporanea. Un gesto eroico che ci rende orgogliosi perché compiuto da due aquilani. La cerimonia si è conclusa con la consegna della medaglia del Giusto fra le Nazioni ai parenti della famiglia Conte, mentre Giulia Fleischmann, una delle parenti dei salvati, leggeva con emozione le pagine del libro Un ragazzo ebreo nelle retrovie, che ricordano quei giorni durissimi per gli ebrei e per chi, anche in Abruzzo, decise di stare dalla loro parte.